Supporta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte. La tanto attesa sentenza del TAR sulla tornata elettorale della scorsa primavera, attesa per questo pomeriggio, è slittata di qualche giorno. È quanto emerso dall'udienza che si è tenuta in mattinata al TAR di Milano in merito al ricorso presentato dal candidato di centrosinistra Pierezzo Ghezzi, che chiede di invalidare il ballottaggio tra Barbieri ed Aurelio Torriani. Durante l'udienza i legali di Carlo Barbieri hanno fatto notare che la notifica del ricorso non è stata recapitata ai consiglieri comunali subentrati ai nominati assessori. Un modo per prolungare i tempi, sostiene Ghezzi, che fa notare come Barbieri abbia aspettato solo ora per segnalare la mancata consegna, quando avrebbe potuto farlo a luglio una volta costituita la nuova giunta. Ma a rendere le cose più difficili al TAR ci hanno pensato anche gli avvocati di Aurelio Torriani, che questa mattina hanno chiesto di poter unificare il loro ricorso a quello del centrosinistra. L'ex primo cittadino chiede di invalidare sia il primo che il secondo turno per poter tornare alle urne. Comunque la sentenza definitiva sembra essere rimandata solamente di qualche giorno. Il TAR dovrebbe pronunciarsi entro martedì, ma stando alle parole di Pierezzo Ghezzi, da domani in poi ogni momento può essere quello buono. Porta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte.